Ministro, possiamo chiederle qualcosa anche fuori? Perché volevo chiederle, dopo le dichiarazioni, l'intervista rilasciata dall'onorevole Mollicone, sono state tantissime le polemiche, ovviamente c'è chi è arrivato a chiedere anche le dimissioni dell'onorevole Mollicone. Volevo capire se poi il partito avesse sposato completamente questa sua linea rispetto ovviamente a quanto detto. Parliamo della strage di Bologna. Ovviamente siamo qui per parlare di altro e io parlerò di altro, che è ovviamente quello che riguarda le popolazioni che hanno subito eventi sismici e che oggi devono vedere la massima attenzione da parte di tutti a questo argomento. E io sono concentrato sulla ricostruzione, così come il senatore Castelli, e così diciamo che le polemiche non servono a nessuno, le risposte le hanno già date i miei colleghi di partito. Credo che sia totalmente chiara qual è la posizione di Fratelli d'Italia, del nostro governo, in relazione agli accadimenti storici. Permettetemi oggi però di attenzionare, e io immagino che condividiate questo tipo di approccio, le popolazioni colpite dal terremoto che vogliono tornare a vivere in luoghi che siano ospitali per loro e a svolgere delle attività particolarmente rilevanti per loro, ma anche per tutti noi.